Venerdì 12 luglio si tiene ad Albino, in piazza San Giuliano, un interessante concerto musicale tenuto dall'orchestra Fiati del complesso bandistico di Albino. Con noi abbiamo, possiamo dire, il decano della banda di Albino, infatti è il più anziano componente della banda, il signor Ferruccio Zanetti, a cui chiediamo di presentare questo concerto. Allora, questo concerto nasce, lo stimolo di questo concerto nasce per il festeggiamento dei 400 anni della presenza dei nostri frati cappuccini ad Albino. Per collegarci a questo anniversario abbiamo scelto di fare dei pezzi di musica leggera classica, però legati agli anniversari dei vari cantanti. Abbiamo Battisti, Dalla, Vianello, i Beatles e tutti questi cantanti che quest'anno ricorre un anniversario. C'è da dire anche che quest'anno è l'anniversario dei 130 anni del nostro complesso bandistico. Non potendo fare un programma ovviamente legato ai frati cappuccini come spirito, abbiamo scelto di collegarci appunto con il tema degli anniversari. Il tema dice mi ritorno in mente, musica di estati indimenticabili, perché? Esatto, sono le estati diciamo dei nostri tempi, però con musiche che sono arrivate tranquillamente sulla cresta dell'onda fino al giorno d'oggi, quindi che conoscono tutti, sia i nostri coetanei ma anche i ragazzi più giovani. Abbiamo tentato così di coinvolgere tutta la popolazione, tutta la fascia della popolazione. Passiamo la parola a Davide Pezzoli, che è consigliere della banda di Albino. Cosa rappresenta per voi questa banda? Facciamo un po' di cronistoria. Quando è nata e quanti sono quelli che i componenti del gruppo bandistico? Allora, la banda pone già le sue radici già verso la fine degli anni dell'Ottocento e come in ogni paese diciamo al fine d'Ottocento la banda era considerata un po' diciamo la musica presente nel paese che intratteneva diciamo la popolazione, la musica del popolo, e quindi anche la banda di Albino è nata più o meno in quel periodo. Poi dopo più avanti, no, nel corso della storia si è più diciamo un pochettino più organizzata, si è un pochettino più diffusa più o meno la propria musica, no, e anche diciamo la musica diciamo classica più impegnata diciamo più estesa al popolo, e fino ai giorni nostri diciamo nel periodo degli anni 80 in cui diciamo che la nostra banda ha preso diciamo quello spicco, diciamo quel volo, quel decollo grazie diciamo al nostro maestro Savino Acquaviva. Tanto è vero che oggi diciamo abbiamo diciamo il titolo diciamo di orchestra Fiati, che diciamo ci ha dato diciamo la possibilità anche di metterci in competizione anche nei confronti diciamo delle altre bande, altri gruppi diciamo, e diciamo la musica quando è attiva nella Val Seriana. Quanti sono i giovani? Allora, componenti della banda? Gli elementi della banda sono diciamo circa una cinquantina di elementi, facciamo anche 60 se consideriamo tutto l'anno e tutti i musicisti che entrano ed escono tra interni ed esterni. Comunque noi abbiamo garantito diciamo una cinquantina di elementi giovani diciamo che portano avanti ancora questa voglia di suonare, questa voglia diciamo di mettersi in gioco di fronte anche diciamo al territorio albinese e alla cittadinanza albinese con anima, passione e voglia di suonare.